viva, viva Marcello Lippi! Sorpresa nel pomeriggio di mercoledì per gli spettatori del cinema Goldoni di Viareggio, dove veniva trasmesso il film Adesso vinco io, sulla storia dell'allenatore Marcello Lippi. Lui stesso è arrivato in sala con la moglie Simonetta per salutare proprio il pubblico prima della proiezione. In platea le squadre del settore giovanile del Viareggio, la dirigenza, lo staff, i genitori, società che lui ha contribuito al rilancio dopo il fallimento. Applausi anche nel corso della proiezione, quando si è arrivato al frame del videomessaggio di Gianluca Vialli, purtroppo scomparso, un messaggio inviato alla compagna di squadra della Juventus che si erano ritrovati con l'allenatore al Marco Polo Sport Center. Può essere stato festeggiato fuori Viareggio, finalmente ti vediamo qua a casa tua con questa grande platea, tanti ragazzini. È una bella soddisfazione. Tutti loro hanno condiviso con me gli anni del mio lavoro e adesso che c'è questo riconoscimento vengono tutti a salutarmi, fa molto piacere. Ci sono la scuola calcio, il settore giovanile del Viareggio, l'obiettivo che te volevi, ricostruire il Viareggio con tanti ragazzini. Che si divertano e se è possibile che facciano carriera anche loro. Un appuntamento importante questo docufilm che ha messo in risalto anche la bellezza della città di Viareggio con il suo mare, il Molo, luoghi molto amati dal mister, frequentati soprattutto anche in gioventù prima che a 15 anni partisse per Genova, acquistato dalla Stella Rossa, dalla Sampdoria.